Presso la Sala Barilla di Fiere di Parma si è tenuta l'Assemblea Pubblica di Federalimentare, l'industria alimentare italiana, opportunità e sfide nell'Europa del futuro, nel corso della quale è stata presentata la ricerca Federalimentare Censis. Argomento principale l'industria alimentare tra Unione Europea e nuove configurazioni globali, dal quale argomento sono emerse le impressioni e i cosiddetti sentiment degli italiani verso il ruolo sociale dell'industria alimentare, sul Made in Italy, sull'export e sulle azioni attese dall'Europa verso il settore. Presente l'evento tra i tanti ospiti Adolfo Urso, Ministro delle Imprese del Made in Italy, e Paolo Mascarino, Presidente Federalimentare, la federazione che ha contribuito fortemente alla realizzazione del Cibus 2024. Gli imprenditori italiani non hanno paura delle sfide di mercato perché conoscono bene i consumatori, fanno prodotti straordinari e sanno di poter vincere sui mercati di tutto il mondo. Le vere sfide sono quelle regolatorie, cioè i regolamenti, le leggi che i governi mettono, che molto spesso purtroppo danneggiano il settore agroalimentare. Quindi su questo stiamo ragionando oggi al nostro convegno e cercheremo l'aiuto del governo italiano e delle istituzioni europee proprio per agevolare con le loro norme lo sviluppo del settore agroalimentare. Nuove sfide sono l'attenzione alla sostenibilità, ma in maniera più equilibrata rispetto al passato. Le aziende devono essere sostenibili, ma bisogna anche concentrarsi sul valore economico e sociale che producono le imprese, cercando un equilibrio tra queste tre dimensioni senza essere troppo ideologicamente spostati sui temi dell'ambiente.